Buongiorno. Sono le 9. Una veloce. Occhino fuori. Che ancora sta andando questa, mi ha fatto compagnia tutta notte e dopo devo caricarla. Oh là là! Buongiorno mondo. Sembra che venga a piovere. Vabbè. Dormo un altro po', se posso, dopo si comincia la giornata. Vediamo il da farsi, se tornare o continuare. Allora, visto che mettono temporali in abbondanza, più o meno dalle 4 del pomeriggio, cioè fra 7 ore, purtroppo, vabbè. Allora, niente, mi faccio colazione, metto via, entro un paio d'ore vado via. Ho dormito poco perché, essendo che ho cambiato materasso, la schiena ha fatto fatica ad addormentare, a farmi prendere sonno, ma è un problema mio della schiena. Poi comunque dirò i pregi e i difetti di tutto. Ciao, a dopo. Quindi, Ale. Adesso sgonfio i cuscini e il materasso, cioè sgonfio, lo apro così si sgonfia un po'. Finché faccio colazione, mi lavo, bla bla. A parte che questo va così, ma... E questo invece faccio... così. Purtroppo hanno messo, come ho detto, acquazzoni, temporali violenti. E allora taglio la corda, adesso mangio e nel giro di qualche 2-3 ore dovrei riuscire ad andare a casa. Tua mamma puttana, quante volte ho preso la sberla nella testa. Sì, dai, sono stato bene veramente. E poi le sensazioni vengono man mano. Fammi lavare la faccia, va. Allora, prendo il sapone, l'asciugamanino. E organizzo. Dove ho messo tutto e devo lavorare con due mani. Ciao.
Ho preso 40 colpi qua a uscire dalla tenda. Allora, per la colazione, in teoria, vediamo, dove ho messo la roba, che l'ho un pochettino nascosta, tra virgolette, che si sentisse meno l'odore. Allora mi prendo le bananozze, 2 o 3 banane, mangio, e in più un buon caffè. Il fuoco lo lascio spento perché vado via. Che grigio che c'è. Wow, che cielo di merda. Voglio far venire a piovere per forza oggi. Stanno caricando di brutto il cielo anche oggi. Ti buon figli tuoi. Vabbè. Allora, adesso metto qua il film. E allora, vediamo se ce la faccio. Avrei voluto continuare il viaggio, ma è stata almeno una prova questa per eliminare il materasso. Cosa devo dire? Il materasso per la mia schiena così non va bene, con quelle onde lì, con tutte le gobbe, andava tutto piano. Sì, ho capito che è poca batteria, adesso ti metto il power bank. Con questo carichi il telefono. Non ho mai fatto quante prove continue senza mai ricaricarlo, ma penso almeno 3 volte. Dovrebbe essere 25-30 ampere, cavoli. Ok. Facciamo il caffè. Comunque non è che ci vuole molto mettere via, comunque dicevo del materassino, no, qui c'è la pasta, questi spaghetti e vado a prendere il cucchiaino. Allora, cazzo, stamattina faccio fatica a far mente locale, ho dormito poco, avrò dormito 4 ore, ma è più che sufficiente. Quel materasso lì comunque non... per la schiena che ho io l'ho dovuto tenere abbastanza mollo, non gonfiarlo molto perché sennò mi faceva, non dico male, ma si sentiva nella schiena e non va bene. Quindi piatto era meglio. Non l'ho preso piatto perché probabilmente era più stretto o aveva delle misure un po' diverse. Comunque ai suoi tempi avevo anche piatto come materasso.
Insomma, stasera. No. Non troppo carico, odio quando è troppo carico. Il primo caffè la mattina non andrebbe bevuto dopo 2 ore da svegli, non di botto così, quindi io faccio leggero. Questo è tutto lavato. Problemi qui non ne ho avuti. Il bello del, tra virgolette, corpo umano e della mente del corpo umano è che ovviamente io non guardo la televisione da ormai sono 13 anni, anzi di più, 13 qualcosa. E quindi non è che dico guardi i film dell'orrore, poi dormendo nel bosco pensi oh chi c'è, chi non c'è, aiuto, i mostri, i fantasmi, queste cagate qua. Quindi rimanendo qui dalla luce e assecondando via via il buio, il cervello risponde adeguatamente, non prendi paura. Non è come venire qui e piantare la tenda col buio che magari fa più impressione, ecco. Allora, dove cazzo? Teoria qua. Era qua. Mamma, mamma. Bello. È bello stare nella natura senza farsi paranoia. Senza avere problemi di dover tornare a casa per vari motivi. Io oggi torno perché piove, ma non avendo fortunatamente famiglia, figli, genitori con me, niente, nessuno, animali, il cazzo, via. Puoi tra virgolette fare quel cazzo che vuoi. Sempre tra virgolette, perché viviamo in un mondo che libero non sei in nessun modo. E comunque, gli ho cacato il sugar, beh, più letto. Siccome che cerco sempre di sfruttare questo posto qua, o metto il ragù, o metto la pasta, o appunto metto lo zucchero, eccolo qui ora. Comunque una cosa che io amo fare quando vado in giro con lo zaino è la mattina, quando devo mettere via tutto, lo svuoto completamente, tranne le tasche piccole, e riordino tutto, metto dentro bene tutto perché durante il giorno tira dentro, metti fuori. Aspetta che chi gliela metto via, gliela attaccare al baghecchi. Insomma, eh.
Vabbè, ma il caffè. Oh, c'est le bon. C'est le bon. In questo bar speciale, come al solito, la telecamera sporca. In questo bar speciale, buono, buono, buono. L'ambiente stesso rende buono. Adesso, pian pianino, fai i farot e a me via tutto.